come si chiama questa conchiglia? Quella, dici? Si chiama Lambrischiagra. Si trova specialmente sulle coste dell'isola di Okinawa e tanto tempo fa veniva usata per fare dei talismani. Professoressa, e questa invece? Aspetta un momento, dunque. Allora, vediamo. Scusa, fammela vedere meglio. Eccola! Trovata! Quella si chiama la natica marmorata. Ehi là, buona giornata. Sta facendo una ricerca sugli animali marini, professoressa? Beh, sì. Capisco il suo entusiasmo, ragazza mia. Anch'io ne ho fatte parecchie per tanto tempo con i miei studenti durante le gite. Guardare le multiformi specie di animali insieme ai ragazzi mi dà sempre una certa serenità d'animo. L'insegnamento ti fa godere questi momenti. Sa che proprio non la immaginavo tanto romantico. Ah, davvero? Vice direttore, guardi qui, c'è un pesce blu molto grosso, dico sul serio. Oh, eccolo finalmente. È bellissimo. Lo aspettavo da un momento all'altro. Il suo nome scientifico è Scaurus bowersi. Insieme al cesio diagramma è uno dei pesci più famosi di Okinawa. È davvero un esperto lei? Non dovete avvicinarvi troppo a lui, altrimenti finirete per spaventare il pesce. Mi raccomando, osservatelo a distanza con rispetto. D'accordo. Guardatelo, è bellissimo, no? Questo rispetto per altre forme di vita ti fa crescere e maturare dentro e ti rende parte dell'universo. Oh, ma... Preso cibo. Ehi, allora che ne dite? Wow, sei fantastico! Ce l'hai fatta prenderlo con un colpo solo! Sappi che dove sono nato mi chiamavano il predatore dei mari! Onizuka! Che cosa le succede, vice direttore? Dimmi perché hai fatto una cosa tanto crudele. Nel momento più importante della lezione, mentre parlavo insieme agli studenti dell'importanza della vita e dell'essere parte dell'universo, hai ammazzato il pesce. Ho capito, ma ne do una parte anche a lei. Non pensavo mica di mangiarlo da solo. Mangiarlo? Certo, vice direttore, sa quanto è buona la griglia. Lo cucina subito se vuole. Ehi, Kanzaki! Sta zitto, non ne posso più. Tu mi hai messo in quella camera e per causa tua non ho potuto dormire per tutta la notte. Sono stata perseguitata da incubi di Gundam. Adesso preparati. Prepararmi? Prepararmi per cosa? Santo cielo, ho morsicato il mio fratellino minore! Maledetta Kanzaki! Ottimo lavoro, Kanzaki! Ti perdono e ti approvo! Per favore, qualcuno mi succhi via il veleno! Non voglio morire! Fuyuski! Ti prego, aiutami presto! Assolutamente no! Fuyuski! Accidenti a quella piccola terrorista. Ho quasi perso il mio coso per colpa sua. Guardate che scempio. Per fortuna non mi sono perso d'anima e mi sono succhiato via il veleno da solo. Quello che trovo incredibile è che ci sia qualcuno che sia sopravvissuto dopo essere stato morso da una vipera Abu. Sappia che lei è il primo che vedo. Devi essere paziente, professore. In fondo la colpa è solo tua. Ecco, io ho finito. Grazie, mi dispiace se l'ho dovuta disturbare. Comunque a fasciarsi dovrà pensarci da solo. Ah, ma certo. Sai, il fatto è che hai riempito la camera di Kanzaki di otaku di Gundam. Ignoro il motivo per cui tu l'abbia messa lì, ma lei si è lamentata per tutto il tempo. Nonostante parli 5 lingue e sappia adattarsi a qualunque situazione, non capiva una parola di quello che dicevano quei tipi. Cambiando discorso, che stai facendo? Sai, da un po' di tempo a questa parte è diventato di moda parlare con gli amici della chat dei tesori nascosti in Giappone. E quando ho detto che sarei andato all'isola di Shigaki, uno degli amici mi ha dato informazioni su un tesoro sepolto che dovrebbe trovarsi in questa zona. Un tesoro sepolto? Sì, una vecchia leggenda più che altro. Si dice che il tesoro dei seguaci cristiani di Shiro Amakusa, il famoso tesoro della porta Jashu, sia sepolto qui intorno. La leggenda vuole che i cristiani avessero spostato una parte delle loro ricchezze da Shimbara a un'isola di Shigaki. Pare che una stima approssimativa del valore del tesoro si aggiri intorno ai 2 miliardi di yen. 2 miliardi di yen? Già, ecco qua, dovrebbe trovarsi su quest'isola disabitata. Ci sarebbero 2 miliardi di yen a dormire su quell'isola, ma è vicinissima. Sì, ma conta che si tratta solo di un'ipotesi. Scusatemi, state parlando della leggenda della croce d'oro di Shiramakusa, vero? Nessuno va più sull'isola neppure per scherzo, per paura di tirarsi addosso una maledizione. Beh, le leggende ci sono dappertutto, no? Esattamente come dice lei. Di leggende come queste se ne sentono milioni da tutte le parti. Aspetta!
Non è vero, io sento qualcosa, un odore molto, molto forte, una puzza da 2 miliardi di yen. Ti ripeto che si tratta solo di un'ipotesi. Questa storia è tutta da dimostrare. Ma che cosa stai dicendo? Ci sono 2 miliardi di yen che dormono a 2 passi da noi su un'isola dimenticata e tu vorresti lasciarla passare così? Sarebbe un atto blasfemo. Onizuka, tu parli sul serio? Però... per cercare tesori occorrono attrezzature e manodopera, soprattutto manodopera. Per quanto riguarda questo non c'è problema. In questo preciso momento disponiamo di una nutrita serie di manovali che lavoreranno gratuitamente per noi. Eh? Sono giovani, pieni di energie e nel numero approssimativo di 40. Avvicinatevi tutti qui, prego. Adesso andremo tutti insieme a vedere una piantagione di noci di cocco di Yaeyama. Vi invito ancora una volta ad astenervi da qualsiasi manifestazione eccessiva che possa arrecare disturbo a noi o ad altri. Ma dov'è la quarta sezione? Come? La quarta sezione? Ma non aveva avuto un permesso speciale da lei? Quale permesso? Un attimo fa il professor Onizuka mi ha detto di aver avuto un permesso speciale da lei per fare con la sua classe una ricerca alternativa. Una ricerca alternativa? Esatto, mi ha parlato di una ricerca dal tema che sapore hanno le uova di tartaruga. Ma come, non lo sapeva? Uova di tartaruga? Senti, ma non dovevamo andare a Yaeyama? Come mai hai cambiato programma? Fra l'altro è pericoloso far salire 40 persone su una bagnarola del genere. Potrebbe affondare, lo sai? Ehi, piano! Ho un brutto presentimento, professore! Zitti, basta lamentarvi! Noi stiamo andando a verificare l'esistenza delle uova di tartaruga marina su quell'isola disabitata. Se mi date ancora delle grane, il vostro voto in scienze sociali sarà 1-0. Ma come ti viene quest'idea? Una ricerca sulle tartarughe marine non dovrebbe essere correlata con biologia? Silenzio! Questo è un ordine del vostro professore! Ehi, Onizuka, adesso vedi di calmarti. Non ti sembra di esagerare? Mi pare eccessivo ingannare tutti e usarli per cercare un tesoro. Sì, va bene, ma se poi li portiamo alle Hawaii con i soldi ricavati dal tesoro, nessuno troverà da ridire niente. Anche perché tutti su questa bagnarola credono veramente che andiamo a cercare uova di tartaruga marina. E se qualcuno di questi scansafatiche buoni a nulla si lamentasse, lo seppellisco seduta stante nel buco che lui stesso ha scavato. Un buco che vale 2 miliardi di yen. Bello! Non so più che dire. Senti tu! Si può sapere che cavolo combini? Eccola, questa è l'occasione che stavo aspettando. Adesso vedrai, Onizuka. Che cosa hai in mente, Anko? Io non ci capisco nulla, ma sono d'accordo. Adesso vedrai. Coraggio! Adesso facciamo uno shiritori. Comincio io, la prima parola è durian. Ma smettila, ci hai stufato. Ehi, vi ordino di essere allegri, altrimenti vi costringo a cantare, capito, massa di disfattisti? E questo per lui sarebbe solamente un boschetto, a me sembra che ci troviamo in una vera giungla. Dovrei trovare la forza per cantare. Insomma, quanto manca, si può sapere? Beh, a dare retta a questa mappa, più o meno ancora 2 chilometri. 2 chilometri? Dobbiamo camminare ancora? Non so voi, ma a me non importa assolutamente nulla della tartaruga marina, vorrei tornare in albergo. Anch'io. Sì, anch'io. Sta bene, chi vuole andarsene è liberissimo di farlo, ma sappia che 1-0 in scienze sociali non glielo leva davvero nessuno. Signori, siamo in mano a un imbecille. Ho l'impressione che il fatto che siamo qui senza permesso ci procurerà parecchi guai. Che posto tetro! Eh? Yoshikawa! Avanti, sbrigatevi! Onizuka! Vince il direttore! È troppo pericoloso! Per favore, lasci quella moto d'acqua e salga qui con noi su questa barca! Lasciatemi! Come potrei perdere tempo prezioso su quella bagnarola? Devo riuscire a raggiungere l'isola prima di subito! Come farò se degli studenti dovessero perdersi o ferirsi per causa di quell'uomo? Per tutti sono io il responsabile della loro incolumità! Devo salvare la vita dei miei studenti! E giuro su tutto quello che ho di più caro che questa volta faccio cacciare quel maniaco dalla scuola per sempre! Onizuka! Aspetti, vice direttore! Dove sta andando? Il professor Onizuka e gli altri sono andati nell'isola disabitata, non in quella direzione, vice direttore! La vipera è il fratellino minore.
Avete capito? Le uova della tartaruga marina vengono deposte a grande profondità, per cui dovete scavare almeno 2 metri per trovarle. Strano, io una volta in televisione ho visto un documentario scientifico in cui una tartaruga marina deponeva le uova e mi pareva di aver capito che lo facesse nella sabbia, sulla spiaggia. Ah, tra l'altro, se doveste trovare oggetti strani, non so, come vecchi bauli, non li toccate, potrebbero essere pericolosi, informatemi subito. Avete capito? Sì! Sì. Professore, penso che sia meglio smetterla e spiegarci. Se i ragazzi non riescono a trovare nulla di nulla, ti ci seppelliscono vivo in quella buca. Beh, che so, se non trovano niente potrei inventarmi che purtroppo per loro la natura è ormai troppo distrutta per le tartarughe. Che ne dici? Potrebbe anche funzionare, no? Non so veramente più cosa dirti. Kikuchi? Eh? Senti, vorrei parlarti un secondo, se non ti dispiace. Vuoi seguirmi? Scavate! Professore, qui c'è una specie di massa metallica enorme e arrugginita. Che cosa? Dove? Eh? Che cos'è questo? Nulla, solo una bomba inesplosa. Ah, una bomba inesplosa. Pensavo fosse un uovo. Una bomba inesplosa! Una bomba inesplosa? Calma! Dicesi bomba inesplosa un ordigno che non è esploso, quindi se questa è una bomba inesplosa ci sarà un motivo. Non avete nulla da temere. Tornate al lavoro e datevi da fare. Chi non lavora salta il pranzo. Che senso ha avuto portarci fino ad Okinawa per poi farci scavare come dei forzati? Maledetto Nizuka, lo denuncerò all'UNICEF per maltrattamento di minori. Non ne posso più, sono stanca, mi fa male tutto e ho tanta sete. Senti, non avresti qualcosa da bere? Ho bevuto tutto. Lo sapevo, mi tocca morire! Tieni, se hai tanta sete puoi bere questa. Avanti. Grazie. Ah, professore! Ho trovato una cosa che sembra un baule! Cosa? Dove? Dove? Guarda lì, sul fondo della buca, c'è qualcosa che sembra un baule! Eh? Ma quale? Dove? Ah! Maledetta Kanzaki, ma che cosa stai facendo? No! Ah! Maledette carogne, smettetela subito! Qualcuno vuole gentilmente spiegarmi che significa? Non fare il finto tonto, tanto non attacca. Noi abbiamo già scoperto tutto. Servirebbe se io dicessi che non ho la minima idea di che cosa voi state parlando? No, perché vedi, Kikuchi ha già confessato. Ci hai detto una bugia grossa, grossissima, sulla presunta ricerca. In realtà tu volevi soltanto cercare un tesoro sepolto e così avevi bisogno di noi come manovali. Ehi, Kikuchi, maledetta spia, dunque mi hai già tradito! Ma cosa stai dicendo? Sono legato anch'io, non lo vedi? Non mi sembra che le tue corde siano particolarmente strette! Ascoltate, ragazzi, che cosa ne facciamo di quest'uomo? Pensate che dovremmo eseguire la sua condanna a morte? Sì! No, datemi un momento, solo un maledettissimo momento! Non avevo nessuna intenzione di ingannarvi. Una volta trovato il tesoro, avevo intenzione di dividerlo con voi, ve lo giuro! Ehi! Ho capito, va bene, mi arrendo. Sospenderemo subito la ricerca del tesoro e faremo ritorno a casa. Vi prego, farò tutto quello che mi dite di fare, ma perdonatemi per questa volta! Senti, Kanzaki. Sono un po' preoccupato. C'è una cosa che mi insospettisce. Di che parli? Beh, Yoshikawa, Uehara e le sue due amiche, come posso dire, sono scomparsi. Cosa? Ehi, avanti, muoviti! Guarda che non è mica facile camminare bendato e legato. Falla finita, Yoshikawa. Prima capirai che sei solo uno stupido e meglio sarà per tutti. Lo ammetto, Anko. La tua idea di fare sparire quel fessacchiotto di Yoshikawa qui su un'isola deserta è semplicemente grandiosa. È logico. Se lo studente scompare durante la gita scolastica, la responsabilità è dell'insegnante, no? A quest'ora anche quel grandissimo idiota di Onizuka si sarà accorto della tua assenza. O almeno credo. Adesso basta. Ci siamo allontanati abbastanza. Fermiamoci qui. Va benissimo. Bene, Yoshikawa, le nostre strade si dividono qui. Non ti ho legato stretto, anche uno stupido come te potrebbe slegarsi da solo. Adesso siediti là su quel tronco. Non morirai subito, verrai salvato se sarai fortunato, molto fortunato. La persona con cui te la devi prendere è Onizuka, solo lui. Ti saluto. Bye bye. Sì.
Se lo merita. Un piccolo codardo come Yoshikawa non doveva farci uno scherzo del genere. A noi! Sono convinta che adesso sta piagnucolando sul suo tronco. Senti, Anko, ma sei sicura? Questa in fondo è pur sempre una giungla. C'è davvero il rischio che si perda o venga ucciso. Io al tuo posto non ci scherzerei sopra. A chi vuoi che importi se quello strisciante, piagnucolante parassita muore? Il mondo si sarà tolto un peso e staremo meglio tutti. Dimmi, Anko, ma allora tu lo odi veramente, Yoshikawa? Mi dà fastidio in una maniera incredibile. Sempre umile e servizievole con tutti. Io dico soltanto che uno così chiede di essere molestato. Quanto sei cattiva, Anko. Ma come hai fatto a passare davanti a noi e precederci? Come sarebbe a dire? Io sono sempre stato seduto in questo posto. Non mi sono mai mosso di qua, davvero. Allora siamo noi che abbiamo sbagliato strada. Possibile? Ecco qua, bastava seguire questo sentiero. Hai ragione, scusa. Ma dai, che sciocche che siamo. Stavamo per perderci anche noi. Ma com'è possibile? No, non è vero. Non ci posso credere. Oh, è impossibile. Aspettate, se incontriamo sempre Yoshikawa, stiamo girando in tondo e questo vuol dire... Vuol dire che ci siamo persi anche noi! No! Perché nessuna di voi ha lasciato qualche segnale sulla strada? Che razza di scherzo è se poi finiamo per perderci anche noi? Perché noi? Questo è tutta colpa tua! Sei la mia disgrazia! Se tu e quel deficiente di Onizuka non ci aveste fatto uno scherzo, non saremmo state costrette a fartene uno! Adesso prenditi le tue responsabilità e tiraci fuori di qui! Potrei provarci, ma non sono messo meglio di voi. Se non avessi avuto una benda, forse avrei potuto essere più di aiuto. Gli uomini non devono passare il tempo a lamentarsi, ma a risolvere i problemi, trovare soluzioni! Tu sei un uomo, allora fa qualcosa! Adesso sono un uomo. Adesso, dopo che avete combinato questo disastro, vi fa comodo che lo sia, vero? Che cosa possiamo fare? Così non riusciremo mai più a tornare a casa! No, questo no! Tutto va... Sentite! No! Smettetela di urlare nelle mie orecchie! No! Sentite, ragazze, calmatevi! Calmatevi, per favore. Ora troveremo una soluzione tutti insieme. Va bene? Non date tutte queste aree da grand'uomo, Yoshikawa! Ricordati che sei solo un codardo, hai capito? Un momento, prima dite che sono un uomo e che devo pensarci io e quando lo faccio mi date del codardo, allora... Non essere così aggressivo! Senti, Anko, sei sicura che vada bene seguire questo sentiero? La foresta sembra diventare più fitta qui. E secondo te come faccio a saperlo, Come faccio? Sentite, ma questa è un'isola tropicale, non è vero? Allora potrebbero esserci anche delle bestie feroci come tigri e ghepardi. Cosa? No, lo ritengo molto poco probabile. Che cosa vuoi che ne sappia un codardo come te, Yoshikawa? Pensa a camminare! Ehi, guardate, è la fine della giungla! Ne siamo fuori! Evviva, ne siamo fuori! Cosa? È uno scherzo! Ma questo è il mare! Mi sembra evidente, ma ditemi dove accidenti siamo! Forse potremmo anche essere dal lato opposto, chi può dire? Ora basta! Devi risolverla tu! Sei stata tu che hai avuto la brillantissima idea di rapire quell'idiota di Yoshikawa! Assumiti le tue responsabilità! Va bene, ho capito! Ora ci penso io, in fondo quello che ci basta è tornare a casa, no? Anko, aspetta! Dove pensi di andare? Se seguiamo questa costa torneremo nel punto dove siamo sbarcati questo pomeriggio. È pericoloso! Torna indietro, per favore! Tranquilla, tranquilla! Stai bene? Sì, sto bene! Ascoltate, mi sembra di sentire la voce di un uomo. Magari c'è qualcuno là sotto. È caduta in mare! Come facciamo? Come facciamo? Yoshikawa!
Bastava seguire questo sentiero. Hai ragione, scusa. Ma dai, che socche che siamo. Stavamo per perderci anche noi. Ma com'è possibile? No, non è vero. Non ci posso credere. Oh, è impossibile. Aspettate, se incontriamo sempre Yoshikawa, stiamo girando in tondo e questo vuol dire... Vuol dire che ci siamo persi anche noi. No! Perché nessuna di voi ha lasciato qualche segnale sulla strada? Che razza di scherzo è se poi finiamo per perderci anche noi? Perché noi? Questa è tutta colpa tua! Sei la mia disgrazia! Se tu e quel deficiente di Onizuka non ci aveste fatto uno scherzo, non saremmo state costrette a fartene uno! Adesso prenditi le tue responsabilità e tiraci fuori di qui! Potrei provarci, ma non sono messo meglio di voi. Se non avessi avuto una benda, forse avrei potuto essere più di aiuto. Gli uomini non devono passare il tempo a lamentarsi, ma a risolvere i problemi, trovare soluzioni! Tu sei un uomo, allora fa qualcosa! Adesso sono un uomo. Adesso, dopo che avete combinato questo disastro, vi fa comodo che lo sia, vero? Che cosa possiamo fare? Così non riusciremo mai più a tornare a casa! No, questo no! Tutto va... Sentite! No! Smettetela di urlare nelle mie orecchie! No! Sentite, ragazze, calmatevi! Calmatevi, per favore. Ora troveremo una soluzione tutti insieme. Va bene? Non date tutte queste aree da grand'uomo, Yoshikawa! Ricordati che sei solo un codardo, hai capito? Un momento, prima dite che sono un uomo e che devo pensarci io e quando lo faccio mi date del codardo, allora... Non essere così aggressivo! Senti, Anko, sei sicura che vada bene seguire questo sentiero? La foresta sembra diventare più fitta qui. E secondo te come faccio a saperlo, eh? Come faccio? Sentite, ma questa è un'isola tropicale, non è vero? Allora potrebbero esserci anche delle bestie feroci come tigri e ghepardi. Che cosa? No, lo ritengo molto poco probabile. Che cosa vuoi che ne sappia un codardo come te, Yoshikawa? Pensa a camminare! Ehi, guardate, è la fine della giungla! Ne siamo fuori! Evviva, ne siamo fuori! Cosa? È uno scherzo! Ma questo è il mare! Mi sembra evidente, ma ditemi dove accidenti siamo! Forse potremmo anche essere dal lato opposto, chi può dire? Ora basta! Devi risolverla tu! Sei stata tu che hai avuto la brillantissima idea di rapire quell'idiota di Yoshikawa! Assumiti le tue responsabilità! Va bene, ho capito! Ora ci penso io, in fondo quello che ci basta è tornare a casa, no? Anko, aspetta! Dove pensi di andare? Sono stanca, mi fa male tutto e ho tanta sete. Senti, non avresti qualcosa da bere? Ho bevuto tutto. Lo sapevo, mi tocca morire! Tieni, se hai tanta sete puoi bere questa. Avanti. Grazie. Professore, ho trovato una cosa che sembra un baule! Cosa? Dove? Dove? Guarda lì, sul fondo della buca, c'è qualcosa che sembra un baule! Eh? Ma quale? Dove? Maledetta Kanzaki, ma che cosa stai facendo? No! Maledette carogne, smettetela subito! Qualcuno vuole gentilmente spiegarmi che significa? Non fare il finto tonto, tanto non attacca. Noi abbiamo già scoperto tutto. Servirebbe se io dicessi che non ho la minima idea di che cosa voi state parlando. No, perché vedi, Kikuchi ha già confessato. Ci hai detto una bugia grossa, grossissima, sulla presunta ricerca. In realtà tu volevi soltanto cercare un tesoro sepolto. E così avevi bisogno di noi come manovali. Ehi, Kikuchi, maledetta spia, dunque mi hai già tradito! Ma cosa stai dicendo? Sono legato anch'io, non lo vedi? Non mi sembra che le tue corde siano particolarmente strette! Ascoltate, ragazzi, che cosa ne facciamo di quest'uomo? Pensate che dovremmo eseguire la sua condanna a morte? Sì! No, datemi un momento, solo un maledettissimo momento! Non avevo nessuna intenzione di ingannarvi! Una volta trovato il tesoro, avevo intenzione di dividerlo con voi, ve lo giuro! Ehi! Ho capito, va bene, mi arrendo. Sospenderemo subito la ricerca del tesoro e faremo ritorno a casa. Vi prego, farò tutto quello che mi dite di fare, ma perdonatemi per questa volta! Senti, Kanzaki.
Sono un po' preoccupato. C'è una cosa che mi insospettisce. Di che parli? Beh, Yoshikawa, Uehara e le sue due amiche, come posso dire, sono scomparsi. Cosa? Ehi, avanti, muoviti! Guarda che non è mica facile camminare bendato e legato. Falla finita, Yoshikawa, prima capirai che sei solo uno stupido e meglio sarà per tutti. Lo ammetto, Anko, la tua idea di fare sparire quel fessacchiotto di Yoshikawa qui su un'isola deserta è semplicemente grandiosa. È logico, se lo studente scompare durante la gita scolastica, la responsabilità è dell'insegnante, no? A quest'ora anche quel grandissimo idiota di Onizuka si sarà accorto della tua assenza, o almeno credo. Adesso basta, ci siamo allontanati abbastanza. Fermiamoci qui. Va benissimo. Bene, Yoshikawa, le nostre strade si dividono qui. Non ti ho legato stretto, anche uno stupido come te potrebbe slegarsi da solo. Adesso siediti là su quel tronco. Kanzaki di Otaku di Gundam, ignoro il motivo per cui tu l'abbia messa lì, ma lei si è lamentata per tutto il tempo. Nonostante parli cinque lingue e sappia adattarsi a qualunque situazione, non capiva una parola di quello che dicevano quei tipi. Cambiando discorso, che stai facendo? Ah, sai, da un po' di tempo a questa parte è diventato di moda parlare con gli amici della chat dei tesori nascosti in Giappone. E quando ho detto che sarei andato all'isola di Shigaki, uno degli amici mi ha dato informazioni su un tesoro sepolto che dovrebbe trovarsi in questa zona. Un tesoro sepolto? Sì, una vecchia leggenda più che altro. Si dice che il tesoro dei seguaci cristiani di Shiro Amakusa, il famoso tesoro della porta Jashu, sia sepolto qui intorno. La leggenda vuole che i cristiani avessero spostato una parte delle loro ricchezze da Shimbara a un'isola di Shigaki. Pare che una stima approssimativa del valore del tesoro si aggiri intorno ai 2 miliardi di yen. 2 miliardi di yen? Già, ecco qua, dovrebbe trovarsi su quest'isola disabitata. Ci sarebbero 2 miliardi di yen a dormire su quell'isola, ma è vicinissima. Sì, ma conta che si tratta solo di un'ipotesi. Scusatemi, state parlando della leggenda della croce d'oro di Shiramakusa, vero? Nessuno va più sull'isola neppure per scherzo, per paura di tirarsi addosso una maledizione. Beh, le leggende ci sono dappertutto, no? Esattamente come dice lei. Di leggende come queste se ne sentono milioni da tutte le parti. Aspetta! Non è vero, io sento qualcosa, un odore molto, molto forte, una puzza da 2 miliardi di yen. Ti ripeto che si tratta solo di un'ipotesi. Questa storia è tutta da dimostrare. Ma che cosa stai dicendo? Ci sono 2 miliardi di yen che dormono a due passi da noi su un'isola dimenticata e tu vorresti lasciarla passare così? Sarebbe un atto blasfemo. Onizuka, tu parli sul serio? Però per cercare tesori occorrono attrezzature e manodopera, soprattutto manodopera. Per quanto riguarda questo non c'è problema. In questo preciso momento disponiamo di una nutrita serie di manovali che lavoreranno gratuitamente per noi. Eh? Sono giovani, pieni di energie, nel numero approssimativo di 40. Avvicinatevi tutti qui, prego. Adesso andremo tutti insieme a vedere una piantagione di noci di cocco di Yaeyama. Vi invito ancora una volta ad astenervi da qualsiasi manifestazione eccessiva che possa arrecare disturbo a noi o ad altri. Ma dov'è la quarta sezione? Come? La quarta sezione? Ma non aveva avuto un permesso speciale da lei? Quale permesso? Un attimo fa il professor Onizuka mi ha detto di aver avuto un permesso speciale da lei per fare con la sua classe una ricerca alternativa. Una ricerca alternativa? Esatto, mi ha parlato di una ricerca dal tema "Che sapore hanno le uova di tartaruga?". Ma come, non lo sapeva? Uova di tartaruga? Senti, ma non dovevamo andare a Yaeyama? Come mai hai cambiato programma? Fra l'altro è per... Che uno stupido come te potrebbe slegarsi da solo? Adesso siediti là su quel tronco. Non morirai subito, verrai salvato se sarai fortunato, molto fortunato. La persona con cui te la devi prendere è Onizuka, solo lui. Ti saluto. Bye bye. Se lo merita. Un piccolo codardo come Yoshikawa non doveva farci uno scherzo del genere. A noi! Sono convinta che adesso sta piagnucolando sul suo tronco. Senti, Anko, ma sei sicura? Questa in fondo è pur sempre una giungla. C'è davvero il rischio che si perda o venga ucciso. Io al tuo posto non ci scherzerei sopra. Ma chi vuoi che importi se quello strisciante, piagnucolante parassita muore? Il mondo si sarà tolto un peso e staremo meglio tutti. Dimmi, Anko, ma allora tu lo odi veramente, Yoshikawa?
Mi dà fastidio in una maniera incredibile. Sempre umile e servizievole con tutti. Io dico soltanto che uno così chiede di essere molestato. Quanto sei cattiva, Anko. Ma come hai fatto a passare davanti a noi e precederci? Come sarebbe a dire? Io sono sempre stato seduto in questo posto. Non mi sono mai mosso di qua, davvero. Allora siamo noi che abbiamo sbagliato strada? Possibile? Ecco qua, bastava seguire questo sentiero. Hai ragione, scusa. Ma dai, che sciocche che siamo. Stavamo per perderci anche noi. Ma com'è possibile? No, non è vero. Non ci posso credere. Oh, è impossibile. Aspettate, se incontriamo sempre Yoshikawa, stiamo girando in tondo e questo vuol dire... Vuol dire che ci siamo persi anche noi. No! Perché nessuna di voi ha lasciato qualche segnale sulla strada? Che razza di scherzo è se poi finiamo per perderci anche noi? Perché noi? Questa è tutta colpa tua! Sei la mia disgrazia! Se tu e quel deficiente di Onizuka non ci aveste fatto uno scherzo, non saremmo state costrette a fartene uno! Adesso prenditi le tue responsabilità e tiraci fuori di qui! Potrei provarci, ma non sono messo meglio di voi. Se non avessi avuto una benda, forse avrei potuto essere più di aiuto. Gli uomini non devono passare il tempo a lamentarsi, ma a risolvere i problemi, trovare soluzioni! Tu sei un uomo, allora fa qualcosa! Adesso sono un uomo. Adesso, dopo che avete combinato questo disastro, vi fa comodo che lo sia, vero? Che cosa possiamo fare? Così non riusciremo mai più a tornare a casa! No, questo no! Tutto va... Sentite! No! Smettetela di urlare nelle mie orecchie! No! Sentite, ragazze, calmatevi! Calmatevi, per favore. Ora troveremo una soluzione tutti insieme. Va bene? Non date temere, tornate al lavoro e datevi da fare. Chi non lavora salta il pranzo. No. Che senso ha avuto portarci fino ad Okinawa per poi farci scavare come dei forzati? Maledetto Onizuka, lo denuncerò all'UNICEF per maltrattamento di minori. Non ne posso più, sono stanca, mi fa male tutto e ho tanta sete. Senti, non avresti qualcosa da bere? Ho bevuto tutto. Lo sapevo, mi tocca morire. Tieni, se hai tanta sete puoi bere questa. Avanti. Grazie. Professore, ho trovato una cosa che sembra un baule. Cosa? Dove? Dove? Guarda lì, sul fondo della buca, c'è qualcosa che sembra un baule. Eh? Ma quale? Dove? Maledetta Kanzaki, ma che cosa stai facendo? No! Maledette carogne, smettetela subito! Qualcuno vuole gentilmente spiegarmi che significa? Non fare il finto tonto, tanto non attacca. Noi abbiamo già scoperto tutto. Servirebbe se io dicessi che non ho la minima idea di che cosa voi state parlando? No, perché vedi, Kikuchi ha già confessato. Ci hai detto una bugia grossa, grossissima, sulla presunta ricerca. In realtà tu volevi soltanto cercare un tesoro sepolto e così avevi bisogno di noi come manovali. Ehi, Kikuchi, maledetta spia, dunque mi hai già tradito! Ma cosa stai dicendo? Sono legato anch'io, non lo vedi? Non mi sembra che le tue corde siano particolarmente strette! Ascoltate, ragazzi, che cosa ne facciamo di quest'uomo? Pensate che dovremmo eseguire la sua condanna a morte? Sì! No, datemi un momento, solo un maledettissimo momento! Non avevo nessuna intenzione di ingannarvi! Una volta trovato il tesoro, avevo intenzione di dividerlo con voi, ve lo giuro! Ehi! Ho capito, va bene, mi arrendo. Sospenderemo subito la ricerca del tesoro e faremo ritorno a casa. Vi prego, farò tutto quello che mi dite di fare, ma perdonatemi per questa volta. Senti, Kanzaki, sono un po' preoccupato. C'è una cosa che mi insospettisce. Di che parli? Beh, Yoshikawa, Uehara e le sue due amiche, come posso dire, sono scomparsi. Cosa? Ehi, avanti, muoviti.
Guarda che non è mica facile camminare bendato e legato. Falla finita, Yoshikawa, prima capirai che sei solo uno stupido e meglio sarà per tutti. Lo ammetto, Anko, la tua idea di fare sparire quel fessacchiotto di Yoshikawa qui su un'isola deserta è semplicemente grandiosa. È logico, se lo studente scompare durante la gita scolastica, la responsabilità è dell'insegnante, no? A quest'ora anche quel grandissimo idiota di Onizuka si sarà accorto della tua assenza, o almeno credo. Adesso basta, ci siamo allontanati abbastanza.